Roberto Di Piazza vincente davanti a Paolo Mennis del Movimento 5 Stelle dal sindaco uscente Cosolini. Questi risultati del sondaggio di IPR Tecne divulgato nelle ultime ore dal Fatto Quotidiano, testata che oggi inoltre esce con un articolo sulla vicenda delle COP. Tornando al sondaggio, le percentuali vedono il candidato del centrodestra triestino Di Piazza davanti a tutti con il 30% dei voti, seguito del grillino Mennis con il 27% dei consensi e ultimo l'attuale sindaco Cosolini con il 24%. Innanzitutto mi fanno piacere, anche perché il secondo è sempre il primo degli ultimi, tanto per chiarirci, però il sondaggio io lo provo ogni giorno camminando per la mia città con questo abbraccio della popolazione. Per quanto riguarda i sondaggi veri e propri, vedremo, insomma, sicuramente mi fa molto piacere essere primo. Le dirò una cosa, è stato fatto molto poco in questi anni, i sondaggi la stanno dicendo lunga su quello che pensano i cittadini, cioè obiettivamente se uno non fa, non ha un riscontro elettorale. Roberto Cosolini a Tele4 replica dicendo che questo sondaggio non ha nessun valore statistico, ritenendolo inventato ed inesistente. Il sindaco aggiunge tra l'altro che si tratta di dati non registrati sul sito del Garante, attaccando il giornale di Travaglio. È una campagna elettorale contro il PD e a favore dei 5 Stelle, fatta da un giornale che dopo aver parlato di legalità fa un'operazione misera dal punto di vista deontologico e forse anche legalmente censurabile, arrivata nell'ultimo giorno possibile per la pubblicazione di sondaggi. Cosolini invita infine il giornalista del Fatto Quotidiano e il suo direttore a raccogliere i dati in suo possesso, ben diversi da quelli divulgati. In mezzo ai due, il candidato grillino Mennis apprende con piacere il 27% a lui attribuito, leggendo però con le dovute cautele e prendendo con le pinze tutti i rumors in attesa dei dati finali, quelli del termine degli scrutini. Visto oggi c'è un articolo del Fatto Quotidiano, ci sono buone notizie per noi, ovviamente bisogna prendere con le pinze come qualsiasi sondaggio, e quindi quello che conta sarà il voto del 5 giugno, però è un articolo che è incoraggiante. Di Piazza infine chiude con un pensiero riguardo all'andamento di questa campagna elettorale. È partita piano, si sapeva, poi adesso arriviamo al ballottaggio e dopo finalmente rimarranno i due candidati sindaci e allora finalmente vedremo la campagna elettorale svilupparsi con delle cose concrete. Oggi sento molto parlare, ma anche di nulla.